Oggi gouache e un po' di Sicilia. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi dipingiamo di nuovo con la gouache, con una tecnica diversa. Come vedrete, andrò a fare delle sfumature martellate su un'armatura. Ma un'armatura di chi? Dell'Orlando Furioso. E infatti faremo insieme un paladino a gouache. Prima di passare sul piano da lavoro, mi raccomando, clicca su iscriviti, clicca su mi piace, clicca sulla campanella, insomma clicca e vienimi a cercare su tutti i miei social, Instagram, TikTok, Facebook e su tutti i miei canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Ora basta parlare e andiamo a creare il paladino Orlando. Oggi dipingiamo a gouache su un supporto ligneo. Per dipingere su un supporto ligneo come questo è un multistrato, una balsa, insomma, bisogna avere uno stucco liquido come questo che vi ho fatto vedere prima, che è della Memery, e poi naturalmente delle gouache. Io utilizzerò sia gouache che stucco homemade, ricavate dalle ricette che trovate nel mio libro Il ricettario dell'arte. Vedrete quanto performano bene. Guardate, prendo un po' del mio stucco e passo lo stucco per 5 volte sul supporto, facendo asciugare benissimo tra una mano e l'altra. Do mani alternate in orizzontale e verticale per chiudere bene tutti i pori della tavoletta. Fate un massimo di 5 passate. Io agevolo l'asciugatura con il phon, quindi do un fondo bruno, ecco qua, che mi chiuda bene tutti i pori del gesso che non ho carteggiato, perché voglio un supporto comunque ruvido e rustico. Do un terra di siena, faccio asciugare perfettamente, come vedete non è neanche troppo omogeneo. Quindi traccio il disegno che voglio realizzare. Nel mio caso è il paladino Orlando, un pupo siciliano. Ho tratto infatti ispirazione proprio da una foto che ritraeva questo pupo. Dopo aver segnato a grafite i contorni, li ripasso con la gouache nera. E adesso comincio con campiture ben stirate ad occupare quelli che sono i campi lisci del mio disegno. Quindi con il grigio comincio a fare un po' l'armatura, che poi differenzierò soltanto successivamente con una sfumatura martellata che vi farò vedere in seguito. Faccio i pallini, mi segno secondariamente i punti di chiaro, eccoci, e anche sull'armatura comincio a rischiarire quelle che sono le parti più in luce e a scurire le parti che sono più in ombra. In questa fase vado a pennellate e tolgo l'eccesso con pezzetta, ma successivamente andrò picchiettando. Continuo con tutti i miei neri e i bianchi successivamente per farli esaltare. Questo mi dà anche l'idea della direzione dello sguardo, riesco così a capire bene dove devo immettere il mio lavoro. Comincio con un incarnato fatto di ocra, nero e un punto di rosso, e poi aggiungo bianco e ancora rosso perché voglio che abbia una carnagione lignea e frastagliata, come sono le statue di legno, insomma. E vado a immettere quindi colori e particolari in modo da creare anche i versi. Quindi il verso del naso, che deve essere sganciato dal verso della guancia. Creo le prime ombre. Illumino nelle parti più esposte e appongo le ombre nelle parti appunto meno in luce. A questo punto sistemo ancora le luci del naso e comincio a dare l'incarnato anche sulla parte della guancia, che deve essere molto pittorico e molto mosso. Quindi do una base di ocra
che poi sporcherò a pennellate, che rimarranno ben evidenti, con altri colori come il blu, il rosso, vedrete, intensifico ancora gli scuri del naso e definisco quindi meglio il naso per far sì che quando inserirò la coloritura sulle guance il naso sia quasi completo. Adesso inserisco appunto la coloritura sulle guance. Parto con un aranciato sopra e un giallo sotto. Ecco, e li faccio incontrare più o meno al centro. Come vedete, lascio il segno della pennellata, cioè uso un colore molto denso e striscio velocemente, in modo che rimangano i tratti. Adesso sto aggiungendo un giallo Napoli, ora del bianco, insomma, vado a inserire le luci lasciandole proprio stagliate sul volto, come se facesse specchiatura. Sistemo nel frattempo l'occhio e tutti i vari particolari. Avendo schiarito la guancia, mi si rende necessario schiarire ulteriormente il naso perché è la parte più in luce, e poi ripasso a particolareggiare con altri colpi di luce e con altri colpi di colore tutte le parti che voglio scurire, come in questo caso la fronte e la linea centrale del naso, mentre adesso aggiungo il rosso, appunto, che mi serve per dare quell'effetto pittura tipico dei pupi che sono dipinti. Quindi devo fare una pittura di una pittura e devo rendere questo particolare. Delineo un po' meglio le ombreggiature del baffo. Alternando nero e bruno, in modo che vengano fuori le ombre, e poi schiarisco le luci e scurisco i neri profondi. E adesso mi dedico alla bocca, che questo pupo aveva scolpita un po' storta, quindi io lì per lì l'ho ridisegnata come era nella statua, e poi man mano vedrete che nel disegno vado raddrizzandola via via. Adesso è il momento di passare al chiaroscuro dell'elmetto. Come vedete, con un verdolino fatto di tanti colori do i chiari. È un verde molto sporcato di giallo, e poi passo anche col giallo e col bruno sui tondini. Immetto i neri e faccio saltare i punti di luce, ecco, e qui mi accorgo che il mio elmetto non mi piace così lungo, mi sembra un po' un becco d'anatra e voglio un po' rimpicciolirlo, e come vedrete nel disegno rimpicciolirò la visiera. Messa così mi cade meglio in sezione aurea, quindi mi piace di più. State sempre attenti alla composizione quando dipingete, se dovete cambiare qualche particolare fatelo sempre in funzione della costruzione dell'opera. Io qui vado contro la realtà, rimpicciolisco la visiera per dare un utile al mio dipinto. Lumeggio ben bene con un pennellino sottile, infiltro le luci un po' dappertutto. E adesso correggo la visiera con lo sfondo, che metterò molto chiaro. Voglio creare uno sfondo tipo alba. Mi è caduta la goccia d'acqua sulla guancia, sì, capita anche a me, ora la sistemo. Uno sfondo tipo alba è come se fosse l'alba appunto del paladino, dell'Orlando Furioso. Quindi vado con giallo Napoli, un salmone molto chiaro, e poi via via intensificherò lasciando ben evidenti i tratti del pennello. Perché andrà in composizione uno sfondo molto mosso e un paladino invece molto
sfumato, specialmente nell'armatura. E adesso comincio a immettere il colore anche nell'armatura. Andrò principalmente all'inizio di grigi, neri e verdastri, definendo naturalmente con le lumeggiature tutte le parti in evidenza, e poi mano a mano tirerò fuori le ombre, anzi metterò le ombre e tirerò fuori i chiari. Salto di pala in frasca nel dipinto, perché nel frattempo faccio ben asciugare la pittura, per esempio dell'elmetto, su cui poi ritornerò, perché sì, è vero che molto spesso mi aiuto col phon, ma il phon dà un'asciugatura principalmente esterna e meno interna. Invece quando voglio che il colore si stabilizzi per bene, lascio asciugare naturalmente, in modo che quando poi ripasso non avrò l'incidente di far rinvenire subito tutta la pittura, ma avrà una maggiore tenuta. Quindi adesso mi dedico a tutti i particolari, appunto, dell'armatura, mentre il mio elmetto, su cui dovrò tornare, asciuga ben bene. Come vedete, sto usando anche le gouache della Miha, ma le mischio anche con quelle fatte da me, perché le gouache possono essere mischiate tra di loro, e soprattutto uso le mie per caricare maggiormente di pigmento, perché le gouache homemade sono sicuramente più brillanti e più ricche di pigmento di quelle industriali. Quindi agevolo le gouache industriali immettendo anche del pigmento. Adesso sistemo ancora le luci all'interno dell'armatura che si è asciugata, e nel frattempo vado anche, vedete, a sistemare l'elmetto. Vedete quel pennellino che ho, ecco, quello che ho preso adesso? Con quello io picchietto il colore proprio in forma picchettata, per dare una sorta di sfumatura soffusa a tutta l'armatura, piuttosto che una sfumatura grafica più spennellata come quella che sto dando sui baffi. Vedete come picchietto? Non passo più il pennello a stirare, ma lo picchietto sul foglio, proprio per lasciare proprio delle porosità, ecco, nella pittura, che simulino le porosità del metallo con cui è fatta l'armatura. Sistemo ancora, chiarifico, scurisco lì dove mi serve. Tutto, vedete, sempre martellando. Adesso do i colpi di luce sui baffi, sistemo meglio un attimino i particolari dell'occhio, e nel frattempo do le lumeggiature lì dove si è asciugato il tutto. Adesso termino la mia armatura inserendo, appunto, i chiaroscuri nella scalanatura delle spalle, e vado a chiudere alla stessa maniera tutto il lavoro. Adesso faccio le borchie anche sulla spalla, inserisco i gialli, poi gli scuri, poi faccio saltare aggiungendo il bianco tutto attorno, metto nuovamente gli scuri e di nuovo i chiari. E tutta questa parte, come quella dell'armatura, la sto facendo picchiettando il pennello. E adesso passo allo sfondo. Coprire il nero della visiera mi ha dato del filo da torcere, ho dovuto mettere più e più colore. Alla fine ho deciso di camuffarlo, facendolo fare un po' parte della composizione. Come vedete, do un fondo misto con toni di rosa giallo, proprio per simulare, come vi dicevo, un albeggiare, dove il pennello, la strisciata del pennello è protagonista, e dove i tocchi di colore puro rimangono ben evidenti. Vedete, aggiungo anche un po' di nero vicino al collo per fare in modo che quello al di sopra del dipinto e quello al di sotto si raccordino.
Poi vabbè, io mentre sistemo l'ho sempre qualche sistemata anche all'armatura, perché come sapete io non vedo mai i lavori finiti, quindi potrei continuare in eterno. E siccome era l'alba, ho messo ancora un po' più di luce sul dipinto. Per coprire il nero non mi sono affidata al bianco, ma al rosa e al giallo, che copre il nero molto più del bianco. E voilà, ecco il nostro lavoro, bello e finito. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao! Visto che bello il nostro Orlando e non è neanche così furioso, su, è molto bello. Guardate la texture martellata dell'armatura, come dà proprio l'effetto del ferro. Io lo trovo molto rilassante come metodo di pittura e anche molto bello nella resa. Che ne dite? Mi piace anche molto questa martellatura del viso che fa intravedere ancora i colpi di sgorbia che ha dato il falegname nel creare questo pupo in dialetto nella nostra regione. Questi sono i nostri pupi siciliani. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, un bel pollice in su, una condivisione e magari la prossima volta ci vediamo per creare la sua bella Angelica. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!